Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Farmer Dynasty. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra serie. Dunque io ho messo un po' di operai che hanno finito il lavoro, quindi vi faccio vedere qua dalla mappa. Praticamente abbiamo questi due campi che sono praticamente pronti, nel senso che sono stati arati, coltivati, fertilizzati e seminati. Manca solo il letame, manca solo quello che adesso andremo a mettere entrambi appunto seminati. Con i piselli, mentre ho messo invece nel campo quello più grosso, quello che avevamo preso appunto nei precedenti gameplay, già ad arare l'operaio era finito, adesso l'ho messo a coltivare ed è come vedete al 2%. Poi ho scaricato qua un po' malamente, dov'è che avevo scaricato? Ah no, era qua dietro. Ho scaricato il nostro camion nuovo con tutta la roba, così posso poi andare al negozio e diciamo comprare altra roba, perché ho messo nella casa praticamente le piastrelle in ceramica, ve lo faccio vedere come pavimentazione, ma mi serve un botto di legno nuovo, perché purtroppo vedete, piastrelle queste nuove veramente carine, però tutti i pavimenti questi qua in legno che non posso sostituire con le piastrelle devo necessariamente mettere del legno nuovo, ma quello purtroppo non ce l'ho, quindi vedremo di andare a prendere anche quello in modo, insomma, da iniziare a risistemare tutto il legno vecchio e schifosissimo che abbiamo per l'appunto in farm. Allora, io adesso farei una bella cosa, vado a prendere il mio carrellino con letame, in modo che vedo di fare io, diciamo, la sletamata nei campi, così almeno qualcosa la faccio anch'io nei miei campi, però d'altronde sto facendo altro e quindi mi viene comodo assolutamente utilizzare gli operai. Me l'attacchi? Grazie. Allora, questo com'è? Pieno? Sì, perfetto, l'avevo già riempito, quindi direi che possiamo andare direttamente in campo, perfetto. E iniziamo appunto a sletamare questi due campi, almeno questa è una cosa che facciamo noi e via. Quindi andiamo con Z. Ah già, che questo è abbastanza ridotto come dimensione. Ok, perfetto. Allora vediamo di sletamare un attimino al volo questi due campi. Tanto vabbè, questa è un'operazione diciamo abbastanza veloce. Poi non sto lì a fare un lavoro proprio da certosino. Ecco, mi interessa sì sletamare insomma il più possibile, ma senza star lì a diventare matto. Perfetto. Allora passiamo di qua, vediamo di fare entrambi i campi e dopo passiamo appunto, magari andiamo in negozio e compriamo un po' di materiale per ristrutturare finalmente la nostra bellissima farm. Ok, allora abbiamo messo il letame nel primo campo, completato tutto. Tra l'altro io ho ancora un sacco di colza da vendere. Ma avevo guardato prima il prezzo, adesso devo guardare perché ho fatto passare la notte. Prima era intorno ai 600 e qualcosa euro, quindi non conveniva vendere perché comunque superava anche i 700 euro, per cui mi conviene ovviamente aspettare un attimino a vendere la colza. Tanto voglio dire, quella ce l'abbiamo lì, non abbiamo grandi problemi a tenerla nel silo, perché comunque mi scoccia vendere sinceramente a un prezzo particolarmente inferiore, per cui preferisco aspettare un attimo. Ecco perché il carrello è ancora lì e non ho ancora venduto. Dunque io ho fatto tutto l'altro campo e sono al 38%, quindi non so se questa mi basta per fare questo, ma credo di sì, perché comunque questo è decisamente più piccolo rispetto all'altro, quindi in teoria dovrebbe bastarmi. Come detto, anche se non arrivo al 100% non mi interessa, diciamo anche questo campo qua sono comunque arrivato intorno, mi sembra, al 90% come letame, ma direi che mi va già più che bene, tanto comunque non credo che faccia un'enorme differenza. Ecco, l'importante è che ci sia, insomma, che sia sletamato il campo, poi se anche al 90%, 95%, 100, non penso che cambi tantissimo, ecco, a livello di raccolto finale. Va bene, allora io niente, completo anche questo campo, dopodiché facciamo tutti gli altri lavori che ci sono da fare. Ok ragazzi, allora ho quasi finito il letame, sono all'1%, abbiamo fatto l'82% del campo, 83% del campo, quindi direi di andare un attimino a riempire, giusto almeno per finire, insomma, la striscia centrale, perché non mi piace proprio lasciarla
lasciarla così. Ok, allora andiamo. Tanto le tame ne abbiamo una quantità abnorme, perché io questa l'avevo già riempita e qua abbiamo già, credo, il massimo delle tame. Dovremmo essere... No, in realtà no, 76%, ok. Però comunque va bene, ce l'abbiamo, che okay, qua mi sta già scaricando in automatico, così almeno svuoto anche insomma le tame che ho in magazzino, almeno le nostre mucche possono continuare a produrre praticamente cacchetta a volontà, così poi noi l'andiamo a mettere sui nostri campi. Perfetto, allora qua mo far manovra questa cosa sarà un macello, ma sì, dai che ce la facciamo. Perfetto. Ok, quindi mazza se slercio il trattore. Dunque, andiamo di qua, così finiamo un attimino, almeno arrivare al 90%, insomma, di sletamare questo campo qua. Tanto mi mancava giusto la parte, diciamo, qua centrale. Perfetto. E poi magari l'altro campo, che è quello enorme, magari glielo faccio sletamare all'operaio, più che altro perché... È vero che mettere le tame è una cosa abbastanza veloce, ma su un campo così grande come quello ci passo veramente la vita, quindi magari quello lo facciamo fare poi all'operaio, così almeno me lo fa lui e via. Tanto comunque anche quello lo andrò a coltivare sempre con i piselli, così che insomma riusciamo a guadagnarci veramente un bel po'. Va bene, dai, 88% di letame. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno al 90%. Anche perché, come detto, questa spargiletame non ha un raggio particolarmente ampio, quindi bisogna passare, fare delle passate, diciamo, piuttosto strette. Per cui io l'ho fatto abbastanza alla veloce. Però vabbè. Ok, dai, siamo arrivati al 90%. Direi che comunque va più che bene. Perfetto, allora questa la lasciamo magari qua dietro, così almeno ce l'abbiamo già. Magari la riempio nuovamente, così me la tengo già riempita, almeno sono a posto. Vai, scarica, scarica cacchetta. Perfetto. Benissimo, benissimo. Siamo al 100%, ok, ottimo. Così questa la possiamo lasciare qua. Benissimo, mamma mia, c'è sta telecamera, però che veramente dovrebbero sistemarla, perché fa venire il mal di mare. Dunque, mettiamo via un attimino il trattore. Ah, ecco, fatemi solo controllare un attimo il prezzo della colza. È ancora basso, 635, quindi io al momento la colza aspetterei a venderla, perché comunque... posso venderla quando la pagano tranquillamente anche 100 euro in più la tonnellata, quindi sinceramente mi conviene assolutamente aspettare. Ok, allora passiamo di qua, che almeno facciamo prima e siamo, tanto il negozio è insomma, particolarmente vicino. Ok, però devo fare il giro di qua. Direi sicuramente di prendere un bel po' di legno, perché come detto devo risistemare praticamente tutte le strutture in legno, stalle e quant'altro, quindi sicuro legno me ne serve veramente tantissimo. Prenderei anche il flatin, insomma quello lì per il legno, perché anche quello direi che me ne serve un bel po'. Allora, quindi tavole di legno, ok, ne acquistiamo... io ne acquisterei almeno 3 come minimo. Dopo, ecco, i ciotoli non ho capito dove metterli, perché ho provato da tutte le parti ma non so dove si mettono i ciotoli, quindi se lo sapete, perché ho provato sulle stradine, sui pavimenti, ma non ho trovato da nessuna parte dove metterli, e quindi non ne ho idea. Allora, prendiamo lucido per legno, anche qua ne prendiamo un bel po', prendiamone magari 4 e ne prenderei ancora un altro di legno. Perfetto. E vediamo un attimino cosa devo mettere. Allora, intonaco cementizio, anche questo sì. E come colore avevo preso questo qua. Ok, quindi questo direi che anche lo prendiamo. Perfetto. Ah, dovrei prendere anche questo, ma adesso la rampa è piena. Mazza quanta roba che ho preso. Ah, ecco, poi devo farvi vedere una cosa su quegli altri animali che avevo preso, ovvero le oche e le anatre. Perché qualcuno nello scorso gameplay mi ha detto: guarda che le oche e le anatre fanno le uova. Io sono andato a vedere, effettivamente è vero. E infatti le ho raccolte, uovo di anatra e l'uovo di oca. E non so
so, quindi le uova, vabbè, credo che siano sempre per cucinare, ovviamente. Penso che mi facciano guadagnare molto di più delle uova classiche, insomma, di gallina. Ecco, quindi grazie a chi mi ha consigliato questa cosa. Tra l'altro ve lo faccio vedere, già che mi sono ricordato adesso, perché già me l'ero scordata questa cosa. Ma dove sono spariti i miei animali? No, ok, le uova sono qua e mi fa piacere, ma e tutti gli animali? Oh, me le fai raccogliere però? Ok, qua sono le uova di anatra e va bene, ma le anatre e le oche dove sono sparite? Perché c'erano prima. Cioè, sono uscite magari? Boh. Ah, qua c'è una balla indemoniata che, scusate, prendo, ok, butto qua. Mi fa raccogliere, è difficilissimo raccogliere le uova. Ok, buttate qua. Oh. Ma dove sono i miei animali? Cioè, di solito erano sempre nella stalla anche di giorno. Non è che mi sono schiattati. No. O magari di giorno vengono messi da qualche altra parte che io non so. Qua non ci sono. Perché di solito di giorno erano qua nella stalla. Ma perché a me non diceva di dargli da mangiare o di fare qualcosa di particolare, quindi... Boh, io ho dormito una sola notte, ma mo mi sta venendo il dubbio. Vabbè, qua non le vedo, non lo so se magari a sto punto può essere che di giorno se ne vadano in giro, boh. Non ho idea, io non le vedo qua da nessuna parte, quindi poi vedrò un attimino di capire se ci sono la sera. Va bene, dunque, allora, vediamo un attimino se possiamo avere, ok, le tavole di legno. Allora, io intanto ricostruirei anche sto coso qua, perché vederlo così con tutto il legno scassato mi fa veramente un attimino schifo. Almeno vediamo di iniziare a ricostruire, salve gatto orribile, vediamo di iniziare a ricostruire un po' di cose anche esternamente. Non so se posso ricostruire magari anche il palo qua dei piccioni. Fatemi vedere un attimo. No, questo dei piccioni pare di no. Peccato. Peccato che mi sarebbe piaciuto ricostruirgli anche quello. Va bene, no, così almeno con legno, ragazzi, posso sistemare anche finalmente tutta la casa. Perché la casa ha tutti i pavimenti in legno, ha insomma un sacco di parti in legno che effettivamente devo sistemare. Allora, sistemiamo anche il tetto che manca. Perfetto. Ok, così fa tutta un'altra figura. Ma perché sopra c'ha le tegole che io gli ho messo solo il legno? Non lo so, vabbè, comunque meglio così, le panchine le posso risistemare? No, le panchine fanno schifo così e me le devo tenere così. La cuccia del cane posso anche ricostruire e la facciamo. Ok, decisamente meglio. E posso poi iniziare a fare ovviamente... tutta la parte, diciamo, delle stalle. Lì c'è un bel po' di roba da fare, indubbiamente. Ok, poi devo risistemare tutti i tetti con le tegole nuove. Insomma, c'è veramente un sacco di roba da fare. Per fortuna che legno ne prende parecchio, e quindi, insomma, riesco a ricostruire un bel po'. Per cui non credo di dover fare tantissimi viaggi col camion. Però fa tutta un'altra figura con legno nuovo. Poi ovviamente questo legno lo devo flatinare, come giustamente ho fatto dalle galline, in modo che ovviamente rimanga più scuro e quindi anche più bello, insomma, che sia il classico legno trattato. Perfetto. Poi magari vado anche a finire un attimo il pollaio con il flatin, di modo da rendere, insomma, tutto omogeneo. Poi ovviamente, vabbè, vedrò, ok, adesso il legno l'ho finito, vedrò poi, insomma, off camera di completare tutto. Come detto, devo fare tutto il tetto lo vorrei fare da tutte le parti con le tegole, quelle rosse, perché sono quelle che mi piacciono un attimino di più. Allora, vabbè, facciamo una cosa, io prendo giusto il flatin, così vedo di finire un attimo, qua c'è del miele, no, vedo di finire un attimo il pollaio, che quello ormai l'avevo fatto praticamente tutto. Allora, la recinzione fuori, sì, perfetto. Mi mancava più che altro, esatto, la parte interna. Oh, benissimo, sì, così è decisamente un'altra cosa. Posso fare anche il tetto. Stai distruggendo i raccolti? Eh? Ah, forse l'operaio, sì, probabilmente era rimasto un po' di colza nel campo grande, quindi adesso c'è l'operaio che sta...
che sta coltivando e quindi mi dice che sto distruggendo i campi. In realtà no. Wey, Janet, allora ho finito il flatting, adesso lo vado a riprendere. C'hai da fare? Ma te zappi sempre, ma che stai a scavare che non c'è niente qua? Ma che hai da fare, su? Janet, sì, ciao, ciao. Buonasera, caro. Buonasera, ma sei giorno? Che buonasera. Questa è fumata proprio, questa si è fumata l'impossibile a furia di zappare. Piacere di vederti, amore. Come stai? Le mucche richiedono impegno, ma il latte è delizioso e i soldi non vengono la fatica. Richiedono impegno, tutto io lo sto facendo, tu non stai facendo una mazza di niente, ma mannaggia la miseria questa. Allora, qua all'interno dovrei aver fatto tutto. Decisamente più bello così. Ok, qua mi mancava giusto questo pezzettino qua di recinzione. Poi finalmente il nostro pollaio è tornato nuovo, lindo e splendente. Guardate qua che meraviglia il nostro pollaio. Mamma mia, mamma mia ste gallinelle. Ok, qua se la passano decisamente bene. Perfetto, allora chiudiamo la porta, chiudiamo anche qua e va bene. Poi come detto, tutto il legno insomma di tutte le varie strutture ovviamente lo andrò a trattare con appunto il lucidante, perché diciamo rimane decisamente più bello da vedere. Vai Janet. Allora sono di nuovo qua. Buonasera. Buonasera ancora. Buonanotte di nuovo. Signora, lei è bella come una mattina. Signora, ma è la moglie, è da lei anche. Ma qua sono tutti pazzi. Mi fa davvero piacere, grazie. Prego. Allora, vediamo se posso dire qualcosa. C'ho zucchero. Ancora buonasera, questa sta fumata peggio di... Mamma mia. C'è qualcosa di cui bisogno? No. Certo, non fai una mazza dal mattino alla sera. Va bene, Janet sembra abbia un debole per me. Ma Janet, si è sposati veramente? Come? Adesso c'è il debole con me. Ma scusa. Avevo proprio voglia di rivederti. Bello vederti, mi sei mancato, ma ci siamo visti 3 secondi fa. Vabbè, vabbè, ciao, me ne vado, Janet. Ciao, ti saluto. Perfetto, perfetto. Va bene ragazzi, allora dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a Farmer Dynasty. Volevo solo vedere se qua l'operaio è finito. Sì, perfetto, me l'ha coltivato. Ottimo, quindi a questo punto io andrei anche qua a seminare. Diciamo sempre i piselli. Mi costa un bel 1000 perché comunque il campo è grande e quindi giustamente ci vuole un bel po' di soldarelli, però insomma ne vale la pena perché lì tutto il campo, quello lì di piselli, ci fa guadagnare veramente tanto visto quello che li pagano. Allora diamo una flattinata un attimo anche a James, al gatto qua, cioè al legno che c'è qua in realtà. Perfetto, così almeno sistemiamo anche questo. Perfetto, flatiniamo anche tutto il tetto, così almeno anche il nostro gazebo qua è tornato come nuovo. Qua, ah cavolo, ho dimenticato un pezzo di legno da sistemare. Vabbè, dopo lo vado a mettere. Intanto mettiamo il lucidante qua e ok, è finito il lucidante, allora poi dopo lo finirò io off camera. Quindi ragazzi, io vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se va seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo vi saluto, noi ci becchiamo al prossimo gameplay, ciao belli.